Ciao a tutti e benvenuti sul canale Il Ciclista Anonimo. Siamo sul videogame Tour de France 2023 per un nuovo episodio della serie sul Pro Team con la squadra dei ciclisti anonimi. Nell'ultimo episodio abbiamo vinto la Milano-Sanremo con Wout van Aert ed è proprio il nostro Wout van Aert ad essere in testa alla classifica Pro Cycling individuale. La squadra dei ciclisti anonimi è anche in testa alla classifica Pro Cycling a squadre. In questo episodio andremo a giocare le classiche del Nord, quindi Giro delle Fiandre e Parigi-Roubaix, ma giocheremo anche la Liegi. Prima di partire con il gameplay, però, un ringraziamento. Volevo ringraziarvi di cuore per il supporto, perché abbiamo superato quota 4.000 iscritti, davvero tanta roba, e dunque grazie, grazie di cuore. E come sempre vi ricordo, per supportarmi è importante il like, lasciate un commento e soprattutto iscrivetevi al canale. L'iscrizione è gratuita ma è fondamentale per supportarmi. Ma adesso basta chiacchiere, andiamo a giocare il Giro delle Fiandre. Impostazioni, come sempre, difficoltà, leggenda. Ok, questa è la nostra squadra. Io Madan lo tengo perché da contratto, dato che Madan è il figlio dell'emiro del Bahrain, in qualche corsa dobbiamo portarlo perché, ragazzi, è così. Madan porta sponsor al nostro team. Questa è tutta una storia che nasce dallo scorso anno su Madan, principe del Bahrain. Chi è abbonato al canale da diverso tempo, questa storia inventata da me la conosce, inventata da me e anche soprattutto da Matteo, che saluto. Lui ha ancora di più aggiunto pepe a questa storia. Favoriti: Van Aert, Van der Poel e Mats Pedersen. Ok, ci sta. Dobbiamo stare attenti perché queste corse qui, come il Giro delle Fiandre, possono incendiarsi anche a 60-70 km dal traguardo, quindi dobbiamo fare attenzione. E io vorrei mandare in fuga qualcuno dei nostri dal chilometro zero. Lo mandiamo in fuga, non si sa mai. Chissà, magari una fuga pazza. Io manderei proprio Tijs Benoot, che, tolto ovviamente Madan, è il più debole della nostra squadra, insieme anche a Trentin. O Benoot o Trentin, ma vediamo chi è più forte in pianura. Mando in fuga Trentin, sempre se lo lasciano andare. Abbiamo un Van Aert, veramente tutta la squadra al top della condizione. Obiettivo primario, ovviamente, vincere con Van Aert. Questo è l'obiettivo primario. Però, vista la nostra super squadra, la condizione dei nostri corridori, vedete, abbiamo Trentin, Alaphilippe, Laporte. Vediamo se riusciamo anche a ottenere più corridori piazzati nei 10, nei 15. Ora Trentin prova ad andare in fuga, non so se lo lasceranno andare, perché comunque Trentin è un corridore abbastanza quotato. E va via una fuga anche di uomini buoni: Milan, Venturini, Nico Denz, De Klerk. Dietro si muove Petit, vabbè, Leknessund, Cocard. Insomma, sono corridori discreti, eh? Milan, io gli do il cambio a Jonathan Milan. È una bella fuga. Ho paura però che non verrà lasciata andare, perché sono troppo buoni dal mio punto di vista questi uomini per farli andare via. Io collaboro. Vediamo se ci mollano. La vedo un po' difficile. Però qua sto tirando solo io. Non mi piace il discorso. Devono dare una mano anche gli altri, però altrimenti non va bene. È la fuga 37 secondi. Se si compone anche di questi, sono 10 uomini. Vediamo, perché avrebbero un po' tutti in. Vedete, qua il gioco un po' è anche difficile gestire. Ci stiamo staccando. Dietro vediamo chi tira. Sinkeldam tira la Groupama. Io intanto ordino a Madan di proteggere Van Aert. Una volta che l'abbiamo portato, comunque deve darsi da fare. Collabora con avversari. Ok, la fuga sta prendendo piede. È una bella fuga di 11 e ci abbiamo infilato dentro Trentin. Abbiamo preso anche un minuto. Andiamo, ci vediamo più avanti. Comunque è stata una bella mossa questa, dai. Sta
64 km alla conclusione, davanti c'è il fugone, si sono aggiunti altri corridori, quindi una fuga di 20, di 25, e dentro c'è Trentin che è una grande occasione, perché nella fuga forse il più forte ed è una fuga che ha ancora 2,37 di vantaggio e non ha speso tantissime energie. Ora hanno attaccato Kung, Van Barle, Van der Poel, Cort Nielsen, Garcia Cortina, addirittura Van der Poel in prima persona. Noi siamo qui davanti con tutta la squadra. Tranne il povero Madan, però secondo me Van der Poel si è mosso troppo presto, quindi noi restiamo sulle ruote e facciamo lavorare gli altri, perché comunque abbiamo Trentin lì davanti, Van der Poel lasciamolo lì con Cortina e quell'altro. Kung addirittura da solo in prima persona che sta sprecando tantissima energia, quindi io secondo me non ha senso andare dietro subito a quell'attacco, tanto qua c'è la Bahrain che tira, facciamo lavorare loro. E noi abbiamo tutta la squadra qui con noi, quindi secondo me non rischiamo granché. Adesso il quartetto con Van Barle anche dentro ha preso una trentina di secondi. Però secondo me non sono pericolosi, non sono ancora pericolosi, quindi controlliamo la corsa, andiamo avanti velocemente. Si è formato un quintetto adesso. Facciamo fare agli altri, ragazzi. Facciamo fare agli altri, tanto noi siamo coperti lì con Trentin davanti. Occhio perché adesso si muovono altri corridori. Si muovono altri corridori. Qui forse dobbiamo iniziare ad intervenire. Trentin è lì da solo. Van der Poel si sta mettendo in proprio con però Van Barle e Kung. Io direi a Benò di iniziare a tirare. Quindi iniziamo adesso l'opera di inseguimento ai corridori lì davanti. Trentin è lì. Occhio però perché Van der Poel sta andando a prendere il gruppo di fuggitivi. Forse l'ho sottovalutata troppo quell'attacco di Mathieu, l'ho sottovalutato troppo. E adesso in tre, Van der Poel, Kung e Van Barle, che sono tre corridori forti, stanno per rilevare la fuga lì davanti. Ma una volta rilevata la fuga, anzi lo dico già adesso a Trentin, di non collaborare con gli avversari e di stare là passivo, perché adesso qui noi lavoriamo con Benoît e proviamo a chiudere. Anzi, siamo qui con tutta la squadra, quindi anche Remco secondo me può mettersi al lavoro. Dai Tige Benoît, fai una passata delle tue al 110%, andiamo a chiudere sugli uomini lì davanti con VDP, Van Barle e Kung, che però non hanno ancora ripreso la fuga, quindi stanno sprecando tantissime energie, mentre noi con Vanette siamo qui belli tranquilli a ruota, abbiamo altri corridori che lavorano per noi. Anche Evenepoel, restiamo passivi, restiamo tranquilli, teniamoci il gel blu, possiamo gestire la situazione in maniera agevole. Ok, Van der Poel ha rilevato il gruppo dei fuggitivi. Trentin, tanto il mio joystick fa un po' quello che vuole, non deve collaborare, deve stare a ruota. E con noi ci pensa Tiege Benoît a fare l'andatura insieme a Remco Evenepoel, fuga che però ha ancora 2 minuti di vantaggio, quindi dobbiamo stare certamente attenti a questa situazione. 110% anche Evenepoel, Trentin è ancora lì davanti con la fuga, ok, va benissimo, va benissimo. Adesso stiamo guadagnando, è 1 minuto e 50, abbiamo guadagnato parecchio. Siamo qui con tutta la nostra squadra, Trentin è davanti, che può restare bello passivo a ruota perché dietro ci siamo noi ad inseguire. Grande lavoro di Tiege Benoît e di Remco Evenepoel che si stanno sacrificando. 1 minuto e 25, 1 minuto e 25, intanto prendiamo gente che era in fuga e che non ce la fa più. Ok. E guardate Trentin che ha ancora tutte le energie dalla sua. Stiamo andando a riprendere un po' tutti. Do il gel blu a Tiege Benoît e Evenepoel che si stanno adoperando per chiudere. Grandissimo lavoro in loro.
Ora, Trentin lì con Van der Poel ha attaccato Van Barle con Haller, questo a lungo, quindi si è un po' spezzata la collaborazione lì davanti e per noi è certamente un bene perché Van der Poel adesso avrà sprecato tantissimissime energie. Andiamo avanti sempre velocemente, 34 secondi, li vediamo. Stiamo per chiudere sulla fuga, stiamo per chiudere sulla fuga, sì, abbiamo chiuso e adesso mancano 40 km, ragazzi, mancano 40 km. Penso che Benoît può calare adesso l'andatura ed Evenepoel può perseverare senza limiti, ok. Davanti c'è Van Barle, Haller, Kung, Stibar, ok. Riattaccano, ma loro stanno sprecando tantissime energie, mentre noi con Van Aert siamo rimasti sempre passivi a ruota, sfruttando l'ottimo lavoro del nostro team. E immagino anche Van der Poel abbia speso delle energie col suo attacco. Tisch, ora continua a tirare, chiudi su questi uomini. Ti stiamo un po' usando come un mulo, il povero Tisch Benoît, però con questa super squadra che abbiamo ci sta, ci sta. Anche un corridore come Benoît in uno squadrone è costretto a lavorare per gli altri. No, dai, Tisch, devi tirare, però, dai. Non capisco perché gli ho ordinato di tirare al 90 e non esegue l'ordine. A questo punto, io proverei a dire a Trentin di fare un allungo. Trentin attacca, vediamo come rispondono gli altri. Mancano solo 37 km. Dico a Trentin di attaccare. Benoît si rialza perché Trentin nella fuga ha sprecato pochissimo. Vedete che adesso arriva Wright, quindi altri uomini della Bahrain che si mettono a inseguire i corridori lì davanti. Però, ragazzi, Kung e Van Barle non mi fanno paura perché hanno attaccato quando mancavano 70 km. Dunque, secondo me, hanno sprecato già diverse energie, quindi non sono pericolosi. Dobbiamo vedere quanto ha speso Van der Poel. Si muove Turgis, attenzione, si muove Turgis, anche Cort Nielsen riparte, anche Garcia Cortina, questi stanno attaccando a ripetizione. Si muove anche Van der Poel, anche Trentin, forse questo è il treno giusto dove dobbiamo andare dietro, quindi prova a dire alla Porte, alla Philippe e anche ad Evenepoel di Evenepoel, però ragazzi, non so perché si è staccato Remco. Andiamo tutti dietro a questi corridori qui, andiamo tutti dietro a questi corridori qui. Manca troppo poco, 35 km sono troppo pochi, quindi dobbiamo andare dietro a questi uomini. Ok, Trentin, stai a ruota. Non collaborare. Anzi, adesso Trentin che è qua davanti, abbiamo portato via la fuga. Ok, può tirare magari un'andatura tranquilla senza svenarsi troppo al 70, all'80%. Stiamo portando via un bel gruppettino comunque. Vediamo, sì, 24 corridori. Solo Evenepoel si è fatto. Solo Evenepoel si è fatto sorprendere purtroppo. Vediamo se in qualche modo riesce a rientrare. Riparte Cort Nielsen che è incontenibile. Anche Jungels, ma questi sono corridori che non mi fanno assolutamente paura, ragazzi. Non, secondo me non sono corridori pericolosi. Ma ci lasciano andare. Infatti Van der Poel viene dietro. Un corridore ci aveva fatto un buco e con Trentin, quatti quatti, eravamo andati via. Anzi, no, Philipsen. C'è Philipsen che sta lavorando per VDP. Ora, io non voglio sprecare. Evenepoel è rientrato, però, bravo. Evenepoel, bravo che è rientrato. Persevera senza limiti. Addirittura c'è Tisch Benoît qua dentro. Alaphilippe necessita del gel blu. Trentin sta bene. Sì, Trentin sta bene, quindi io voglio farlo attaccare. Non voglio tenerlo qui a tirare. Adesso gli faccio il buco. Faccio il buco. Però gli va dietro Pedersen e Kristoff. Ok. Collabora con avversari, prendi il gel rosso. Vediamo la reazione delle altre squadre. Si muovono, Kung. No, qua ripartono un po' tutti, non fanno andare via nessuno. Non fanno andare via nessuno, però non si muove. Ah no, eccolo Van der Poel. Eccolo Van der Poel.
Trentin non deve collaborare adesso. Andiamo a chiudere su VDP, anzi facciamo chiudere agli altri. Merlier compagnia. Mamma mia, stavo rischiando di cadere. Stavo rischiando di cadere. E qui è una cosa un po' no sense. C'è Philipsen che si mette a tirare per chiudere su quei corridori lì davanti. È una cosa che non ha molto senso, ragazzi, secondo me. È una cosa che non ha molto senso. E qua mi sono fatto anche un po' sorprendere, sono costretto a dire a Benoit nuovamente di tirare al 110% per chiudere. Mi sono mosso male, però è difficile gestire la corsa con così tanti corridori. Dai Tisch, vieni qui davanti, andiamo a chiudere. Eccolo Tisch Benoit, grandissimo Tisch Benoit, sta facendo un garone, un garone Tisch Benoit. Andiamo subito a chiudere sui corridori lì davanti. Trentino si sta muovendo bene, non sta collaborando. E Morkov addirittura ancora qui davanti. Siamo sul Kruisberg, 27 km. E bravissimo Tisch Benoit che ci riporta sotto con Kung, che è la 75esima volta che attacca. 75esimo attacco di Kung, che ragazzi è incontenibile. Incontenibile Steph Kung, e facciamo addirittura fatica a chiudere con Tisch Benoit che ha dato tutto, anzi ha dato anche troppo. Dico alla porta e agli altri di attaccare, dobbiamo tornare sotto in prima persona noi con Van Aert. Bravissimo Trentin che è ancora qui davanti. Adesso che siamo tornati sotto, ci riporta subito in testa alla corsa. Benissimo, benissimo, benissimo. Benoit deve perseverare senza limiti. Ha dato tutto quello che aveva. E ora Kung lo vedete lì di nuovo davanti che riparte. Bravissimo Steph Kung, super corsa alla sua, si rimuove ancora Kurt Nielsen, attaccano sempre gli stessi, hanno energie infinite questi corridori ragazzi, hanno energie infinite, mancano 24 km. Ok, Alaphilippe lo vedo un pochino al limite, persevera senza limiti, anche Laporte che ha bisogno del gel blu. Diamo il gel blu anche a Trentin. Van Aert ancora ne ha. Ok, ne abbiamo due davanti che non devono collaborare. Non c'è Van der Poel lì, quindi facciamo chiudere gli altri. No, Evenepoel, stai a ruota Remco. Non chiudere, non chiudere. Ci devono pensare gli altri, come Pedersen, li vedete. Van der Poel ovviamente adesso si muove e noi sempre sulle sue ruote. Mamma mia, attacco di Van der Poel, anche Van Baarle. Proviamo a tenere le ruote dell'olandese, questo potrebbe essere l'attacco decisivo. Si muove in prima persona, Mathieu Van der Poel, guardate subito Alaphilippe, senza dargli l'ordine che va a chiudere per noi. Grandissimo lavoro della squadra dei ciclisti anonimi. Van der Poel adesso sta spingendo in prima persona. E noi con Van Aert sempre belli, tranquilli, a ruota, pronti magari a lanciare l'attacco decisivo sull'ultima salita. Siamo rimasti in 27 qui davanti, con ben 6 corridori del nostro team. Addirittura Benoit è ancora qui. Anzi, siamo sì, 6 corridori. Benoit ancora qui, bravissimo. Anzi, 7 forse addirittura. Mamma mia, che lavorone, che lavorone. Solo Madan si è staccato dalla nostra squadra. Curva a destra. Con VDP che ragazzi ho guadagnato, si muove anche Pedersen, qua si muovono un po' tutti. Ora siamo sull'Oud Quaremont, momento decisivo con Kung ancora che riparte, riparte Kung. Inutile aspettare, io dico a Laporte a Trentin di attaccare perché ne hanno. Stiamo sulla ruota di Kung. Eccolo Matteo Trentin, grandissima gara la sua. Andiamo sulla ruota di Matteo. Guardate lì Van der Poel da solo che si impegna. Matteo Van der Poel o Van der Poel come preferite, forse è più corretto dire Van der Poel.
mamma mia, joystick che treme in questo tratto, mamma mia che gara che sta facendo Trentin, ci sta riportando sotto con Van Aert, ragazzi, ci stiamo limitando a seguire i nostri compagni o gli altri corridori, questo vuol dire avere una grande squadra, non abbiamo bisogno di muoverci in prima persona. Trentin, Laporte però, ragazzi, avevo detto Laporte di attaccare, però non lo ha fatto. Non lo ha fatto e quindi si trova dietro. Kung, Moric, Van Barle, insomma, i soliti corridori. Eccolo Trentin che deve tirare al 100%. Laporte, ragazzi, è rimasto un po' nella terra di nessuno, purtroppo. È rimasto a metà Laporte. Il povero Laporte è rimasto a metà. Trentin va e io gli vado dietro, ragazzi. Vado dietro a Trentin. Se gli altri lo lasciano andare, noi con Van Aert dobbiamo assolutamente vincere questo Giro delle Fiandre. Impressionante la prova di Van der Poel, che è tutto da solo, solo soletto. Prova a mettere in difficoltà la squadra dei ciclisti anonimi, la nostra superiorità, siamo decisamente più forti come squadra, qui sbagliamo un pochettino la curva, ma tanto adesso recuperiamo in quest'altra, ok, forse ho frenato un po' troppo, gli altri corridori passano dietro la trasena, bravissimo la porta, anche lui è tornato sotto, gli diamo il gel rosso a noi, gli diciamo di perseverare senza limiti. Qui alla Philippe ed Evenepoel potrebbero collaborare con un ritmo non troppo invasivo, al 70%, mentre Thijs Benoot resta su questa ruota. Trentin deve insistere al 100% perché abbiamo Van der Poel lì poco più avanti, quindi possiamo giostrarcela noi. Siamo ancora in 20, non c'è stata però tutta la selezione che mi aspettavo, pensavo potessimo fare più selezione. Passiamo dietro la transenna con Van der Poel che insiste ancora da solo. Impressionante Van der Poel, ragazzi, impressionante. Io inizio a prendere il gel blu perché mancano solo 12 km. Alla fine è venuta fuori una corsa controllata, controllatissima. Prendo tutto il gel blu. VDP è lì davanti, sembra avere energie infinite, ragazzi, sembra avere energie infinite Van der Poel. Preso tutto il gel blu, ok, Trentin ha tirato anche troppo, persevera senza limiti, attacco adesso in prima persona con Van Aert e vado a riprendere in quattro pedalate Mathieu Van Der Poel. Ciao Mathieu, eccomi qui, andiamo via in due, se per te va bene possiamo andare via in due, vediamo se a Van Der Poel va bene. I due rivali in testa al Giro delle Fiandre, Van Aert e Van Der Poel, vediamo se Van Der Poel mi dà un cambio o no. Dietro chi insegue? Insegue Moric, insegue Matej Moric, 8 alla conclusione. Dai Mattia, dammi un cambio. Niente, Van Der Poel non vuole collaborare con Van Aert. Ed è un peccato perché avevamo guadagnato 20 secondi. Prova a ripassare davanti, vediamo. Prova a ripassare davanti. Guarda, se mi dà un cambio andiamo via, vediamo. Per un attimo me l'aveva dato, ma niente da fare. Un peccato perché stiamo guadagnando e anche tanto dietro. Dietro non c'è collaborazione, tira un po' Asgren, tirano un po' gli altri. E io qua forse un po' da pollo sto tirando troppo. Van der Poel sta facendo il furbo perché sa che ha speso tanto e quindi vuole evitare di sprecare troppe energie. Però io non posso certo portare VDP in carrozza al traguardo. Dietro è partito qualcuno, è partito qualcuno, io dico alla porta e Trentin di seguire gli attacchi. Si è mosso qualcuno dietro, ragazzi, si è mosso qualcuno dietro ed è Stuyven. C'è la coppia della Trek, della Little Trek, Stuyven Pedersen, che è temibile. Qua diventa complesso. Io provo a dire a Laporte di attaccare, vediamo. Attacca Christophe, vediamo. Qua è difficile, qua va gestita bene. Noi abbiamo anche il gel rosso. Ok, si muove Laporte. Anche Trentin, ok. E Laporte va, ragazzi.
La porta va, io prendo il gelo rosso. Prendo tutto il gelo rosso, lo do anche al povero Laporte che l'ho lanciato in questo attacco suicida, lo do anche no, Trentin non ce l'ha, ragazzi. Trentin non ce l'ha. E come al solito qui c'è sempre grande marcamento. Moric parte, parte Asgren, parte lunga la volata e la lanciamo noi con Van Aert. Partiamo lunghi, passiamo a doppia velocità. Christophe Laporte dietro, arriva Turgi con Van der Poel, il colpo di Reni. Il gioco ha laggato, ragazzi. Il gioco nel finale ha laggato in maniera assurda. Non ho capito molto, però secondo me l'abbiamo vinta perché Van der Poel era troppo dietro. Lag assurdo nella volata finale. Ho fatto anche uno scatto, un cambio di direzione. Riguardiamo il replay. Intanto Madonna arriva con mille mila minuti di ritardo. Ah, però non è arrivato ultimo. Ancora Sinkeldamm deve arrivare. Ok, saltiamo il povero Laporte, Turgi. Sì, qua mi sono spostato, ma è allaggato il gioco in realtà. Anche molto scorretta come cosa. No, vabbè, ma ragazzi, abbiamo vinto nettamente. Non c'è assolutamente, non c'è assolutamente storia. Ragazzi, Van Aert doveva venire con noi per vincere Wout Van Aert, doveva venire con la squadra dei ciclisti anonimi per iniziare a vincere. Dunque, vinciamo il Giro delle Fiandre con Wout Van Aert. Sono contento anche dell'undicesimo posto di Laporte e del quindicesimo di Trentin perché i piazzamenti nei primi 15 sono quelli che portano punti per la classifica Pro Cycling a squadre. Dunque abbiamo fatto punti con tre corridori, non soltanto con il vincitore Madan Bissiger. Intanto si è ritirato, si è fatto male. Madan 162esimo, non è arrivato ultimo. Bravissimo il nostro principe del Bahrain. Classifica Pro Cycling individuale con Wout van Aert in testa con tantissimi punti. Van Aert con la squadra dei ciclisti anonimi si è ritrovato, inizia a vincere, a fare vittorie a Gogò. È squadra dei ciclisti anonimi che è saldamente in testa alla classifica Pro Cycling a squadre. Siamo uno squadrone, siamo una corazzata per le classiche, una corazzata tutta per Van Aert, mentre poi ovviamente al Tour de France saremo tutti per Evenepoel. Andiamo a giocarci adesso la Parigi-Roubaix. Io direi come squadra di lasciare sempre gli stessi perché hanno i picchi di condizione impostati per queste corse. Lasciamo anche il buon Madan, anche per la Parigi-Roubaix, il buon principe del Bahrain, si fa un po' di esperienza. Ah, le impostazioni questa volta sono rimaste le stesse che avevo messo. In un commento uno mi aveva detto che è un bug del gioco, in realtà quelle che metti all'inizio restano sempre quelle, però io per sicurezza ricontrollo sempre. Ok, difficoltà leggenda, Parigi-Roubaix, gioca, squadra, la vogliamo modificare? No. E anche qui sono tentato dal mandare in fuga qualcuno dei nostri perché potrebbe rivelarsi una mossa utile. Cerchiamo di capire chi, però ragazzi è irrilevante, uno dei corridori comprimari, quindi o Trentin o Benoît saranno i corridori deputati ad andare in fuga. Favoriti sempre gli stessi, manca a dirlo, Van der Poel, Van Aert e Mats Pedersen. 67 km alla conclusione della Parigi-Roubaix, non ho infilato poi nessuno in fuga, ho preferito evitare perché ho visto che Jumbo-Visma e Alpecin controllavano. C'è una fuga di 8 che non ha speranze, si è mosso Van der Poel insieme a Van Baarle, insomma i soliti corridori da classiche, ma io userò lo stesso approccio quasi scientifico, cioè metterò a lavorare i vari corridori del mio team. Quindi iniziamo a dire ad Evenepoel di andare davanti a tirare al 90. Anche iniziamo con Laporte e Alaphilippe, che sono quelli messi, potremmo dire, tra virgolette, peggio. E iniziamo facendo lavorare proprio loro per chiudere
sull'attacco di Van der Poel e degli altri, quindi noi restiamo sempre passivi con Van Aert, restiamo sempre a ruota e facciamo lavorare i componenti della nostra super squadra, del nostro squadrone, dato che abbiamo una grande squadra e perciò non abbiamo bisogno di rispondere in prima persona agli attacchi degli altri corridori. Infatti stiamo per rintuzzare, vediamo se riusciamo. Alaphilippe lo vedo un pochettino al limite. Alaphilippe, che ha subito davvero un grande downgrade nell'ultimo videogame, devo dire che ci sta, anche perché nelle ultime due stagioni Alaphilippe non è che abbia ottenuto grandi risultati. Ok, l'attacco dovrebbe essere stato riassorbito, vediamo. Sì, ci sono ancora i fuggitivi di giornata, 5 rimasti davanti, quindi direi di rimetterci a ruota. Ripartito Seneschal, Asgreen, Turgi, questi non mi fanno paura, ragazzi, a me fa paura VDP. Andiamogli dietro, eccolo di nuovo Van der Poel. Anche Pippo Ganna, da tenere d'occhio alla Roubaix. Occhio a Ganna, mi metto sulle sue ruote. Ganna che vuole allungare. Però vedete il vantaggio di avere una squadra forte, che hai la serenità di non dover rispondere in prima persona a questi allunghi, ma si può restare tranquillamente passivi. Si è mosso Pedersen insieme a Stuyven, coppia della Lidl Trek che va all'attacco, ma noi con Van Aert sempre passivi sulle ruote. Facciamo fare agli altri, poi l'allungo decisivo magari lo facciamo nel finale. Lavora Moric qui davanti con noi, sono rimasti. Alaphilippe non è ancora per molto, sta per cedere. Intanto vediamo dove è Evenepoel. Evenepoel, poverino, non è evidentemente adatto alla Roubaix. Madan è penultimo, peggio di lui sta facendo questo Frétyno, un corridore belga di chiare origini italiane. Frétyno, ma non lo so, è Fratino forse, il personaggio famoso, lo youtuber, quello che gioca a calcio. Non lo so, è straultimo, peggio di Madan. Peggio di Madonna, sta facendo questo fretino. Van Barlo, ok, andiamo avanti velocemente. Vediamo come si sviluppa la corsa. Tanto siamo tranquilli, abbiamo lo squadrone. Diamo il gel blu alla Porte. 17 corridori. Selezione che è venuta fuori. Si è mosso di nuovo Van der Poel con Van Barlo. I due van, però, sono appena lì davanti. Siamo tranquilli, noi siamo tranquilli. Non vanno da nessuna parte. Li teniamo d'occhio. Li teniamo d'occhio. Abbiamo tanti corridori qui con noi, soprattutto ci sono gli altri che lavorano, quindi facciamo un po' i furbettini. Anche perché vi ripeto, non voglio solo vincere con Van Aert, non voglio solo vincere, ma voglio anche piazzare più corridori possibili nella top 15 e ottenere così tanti punti. Si è formato un quartetto davanti con Stuyven, Pedersen, Turgi, Seneschal. Van der Poel è rimasto un po' nella terra di nessuno. Questi quattro però hanno un vantaggio di 50 secondi, che non è poco, e perciò dico alla Porte, che è il corridore che sacrifico, di tirare per andare a chiudere. Non capisco per quel 6,40 è riferito a cosa. Infatti adesso è tornato a 48 secondi, adesso che la Porte tira. Era riferito a un altro gruppo probabilmente. La Porte lo stiamo sacrificando, perché è quello con meno condizione degli altri, per cercare di chiudere sui corridori lì davanti. Ok, potrebbe tirare anche all'80%. Riparto un altro corridore, Polit, Stuyven. Tanto non so se lo sentite, ma un antifurto è scattato. Se stanno a portare via una macchina, non lo so. Vabbè, a noi non ci interessa. A noi interessa la Parigi-Roubaix. Non so se sentite in sottofondo il rumore, ma ragazzi, queste sono cose che capitano quando si registra. Ora ha smesso, la macchina è stata rubata, quindi non ci sono più problemi. Ripartono Van Barle con Moric, Pedersen, Lampert, addirittura di nuovo Van VDP. La Porte non ce la fa più, quindi direi che è il turno adesso di Trentin e Benoît di lavorare. Noi con Van Aert non vogliamo sprecare un briciolo di energia, ma restiamo sulle ruote. Hanno 30 secondi quei 5, un bel vantaggio. C'è anche Kung che collabora con noi. Questo sicuramente è un bene, il fatto che Kung collabori insieme a noi. Li vediamo poco più avanti. 30 secondi, sì, li intravediamo. Diamo il gel blu adesso a Benoît e Trentin, che stanno facendo un lavoraccio come al solito per Van Aert.
Poi con Van Aert fare uno dei nostri allunghi belli tosti, decisivi. Però prima di fare l'allungo dobbiamo chiudere sulla testa della corsa, altrimenti altro che allungo. Mancano 23 km con Trentin che prova a riportarci sotto, ok. Ce l'hanno quasi fatta, sì, vediamo. Sì, ok, adesso io direi che è arrivato il momento di andare in prima persona noi, altrimenti se li spremiamo troppo non saranno in grado di fare il piazzamento. Quindi cerchiamo di guadagnare posizioni con Van Aert. Christoph lì davanti è da solo e via. Attacco di Wout van Aert. Si muove a 20 km. Van Aert curva. Wout van Aert che indossa la maglia di leader della Coppa del Mondo, che nella realtà non esiste, ma esisteva una volta. Il corridore in testa alla classifica Pro Cycling si muove. E va all'attacco Wout van Aert, però pensavo di riuscire a fare un po' di differenza in più. Christoph collabora, collabora ma neanche tanto. Pensavo di fare più differenza. Ripartiamo adesso, va, ripartiamo adesso con un'altra sgasata qui nel tratto in pavé. Salta tutto, saltano anche le schermate, guardate pure le schermate a schermo saltellano sul tratto di pavé. Wout all'attacco, prova a fare la differenza, non vuole vincerla in volata. Guardate Christoph, grandissimo Alexander Christoph, che è un corridore tosto, classico velocista, ma anche passistone enorme, possente, che riesce a gestire le pietre grazie al suo grosso fisico. Guardate, è un frigorifero anche nel videogioco, Christoph. Se stai a ruota di Christoph quando vai in bici e c'è vento, no, copre tutto. Ti copre tutto, Christoph. Non prendi aria se ti metti bene a ruota del norvegese. Non vorrei dire una cavolata, sì, dovrebbe essere norvegese Alexander Christoph, che per poco non è diventato campione del mondo, ma lui le ha vinte le corse. Non so se è un Fiandre o una Roubaix. Adesso la memoria mi inganna un pochettino, però o un Fiandre o una Roubaix, lui le ha vinti. Ora, beh no. Trentino non devono collaborare, devono stare a ruota, ma sono attaccati con lo sputo sulle ruote di Van der Poel e compagnia. Qui abbiamo guadagnato con Christoph anche tanto, 34 secondi. Vediamo, daccelo un cambio, amico. Dai, andiamo. Andiamo di niente, Christoph resta passivo e Van der Poel si mette da solo all'inseguimento in compagnia di Asgreen. Eccoli lì che provano a tornare sotto. Provano a tornare sotto. Christoph della 1X non sembra intenzionato a collaborare. Dai Alexander, dai, che ti giochi il podio. Ti giochi un podio, niente da fare. Iniziamo intanto però a prendere il gel blu un po' noi con Van Aert. Pensavo di riuscire a fare più differenza, ma ci stiamo portando appresso Alexander Christoph. E dietro Van der Poel continua ad inseguirci grazie anche al supporto di Asgreen. Mentre Benoit e Trentin, col fatto di stare a ruota, potranno portarsi a casa un bel piazzamento nei 10, che è importantissimo per la nostra squadra. Addirittura Asgreen, ragazzi, ha staccato Van der Poel. Impressionante Casper Asgreen. Dovrebbe esserci un altro tratto di pavé, vediamo se almeno qui riusciamo a staccare Christoph, che non è molto educato. Dai, un cambio almeno, capisco che sicuramente sarà affaticato, però nel tratto in pianura poteva darcelo un cambio Alexander Christoph, e invece non lo ha fatto. Ripartiamo, ripartiamo con Wout van Aert qui, mamma mia. Ok, Christoph l'abbiamo fatto fuori. Adesso io direi di andare a tutta da qui alla fine. Inutile attendere troppo. Proviamo questa cavalcata solitaria con Wout van Aert. Un testa a testa tra noi, Van der Poel, ma anche Asgreen. Quelli sono una coppia, questo sicuramente può essere un problema, perché noi siamo da soli. 6 km sembrano pochi, ma possono diventare anche tanti. Intanto riparte l'allarme. Qui evidentemente non sono riusciti a rubarla, ci stanno riprovando. Di nuovo l'antifurto che scatta mentre sto registrando. Mannaggia, però dai, Van Aert lo vedo lanciato verso una bella impresa.
Perché vincerla in volata, ok, però vincerla così, con anche l'antifurto in sottofondo, devo dire che è speciale, eh? Cioè, a parte gli scherzi, vincerla non in volata, ma con l'attacco ai 20 km, davvero bello. Cioè, davvero bello, guardate Van Aert con una condizione, supportato da una condizione eccezionale, mentre Van der Poel è rimbalzato indietro, eh. Fatto fatica, stiamo per entrare nel velodromo, nel famosissimo velodromo di Roubaix. Oddio, che cosa è successo? Ho tagliato troppo la curva? Per fortuna non è caduto. Mamma mia, ho cercato di tagliare la curva e no, evidentemente non si poteva fare. Per fortuna non è caduto. Ora, dico a Benoît, di attaccare perché ne ha e magari va a giocarsi la posizione da podio. Non ho ben capito cosa è successo lì, però, fa niente. Oramai noi andiamo a vincere di gran classe questa Parigi-Roubaix con Wout Van Aert. Trentin non si deve staccare. Ma perché si stacca Trentin? Non l'ho capito. Non si deve staccare. Asgreen che prova a rimontare. Benoît è lì davanti con Van Barle. Intanto vinciamo la Parigi-Roubaix con Wout van Aert che esulta anche alla Peter Sagan. Straordinario, straordinario. Benoît ai 500 metri, vediamo che è davanti, però siamo partiti troppo lunghi, siamo partiti troppo lunghi e quindi niente da fare. Dobbiamo però comunque un quinto posto e Trentin anche lui nella top 10. Potevamo addirittura fare una tripletta, però ragazzi, va benissimo così con Madan che è ultimo a 35 km dal traguardo, arriverà domani mattina. Dunque vinciamo anche la Roubaix con Van Aert, doppietta, Fiandre e Roubaix. Aveva bisogno di venire nel team dei ciclisti anonimi per vincere il buon Wout. Poi tra l'altro ottimo quinto posto di Benoît, ottavo Trentin, abbiamo fatto una fracca di punti, addirittura la Port ventesimo, per poco non scappava la top 15. Bravo Van Aert che comunque ha concluso la gara nel tempo massimo. Battuto di poco, alla fine Fretino lo ha superato, vedete, belga Fretino lo ha superato, però ha concluso entrambe le corse a soltanto un'ora e 6 minuti di ritardo. Andiamo a vedere la classifica Pro Cycling individuale dominata da Van Aert ed è dominio anche nella classifica squadre con il team dei ciclisti anonimi che fa la voce grossa. Seconda la Ineos, a sorpresa, mi aspettavo più una Jumbo-Visma in seconda posizione. Jumbo-Visma però che è stata privata del suo gioiello Van Aert. In realtà no, la Jumbo-Visma gli abbiamo prima tolto Van Aert, poi Benoît quest'anno gli abbiamo anche tolto la Port, poverini. Ecco perché nelle classiche fanno più fatica. Andiamo a giocarci la Liegi, chiudiamo questo episodio con la Liegi-Bastogne-Liegi. Quali impostazioni sono rimaste sempre queste? Perfetto. Ok. Squadra, io andrei a togliere Madan per mettere dentro un Peyo Bilbao che non ha una condizione top, però è sicuramente con una condizione discreta, è sicuramente più indicato per una corsa come la Liegi. Vuoi modificare la tua squadra? Sì. Madan, grazie per il lavoro svolto nelle classiche del Nord, che comunque le ha portate a termine. Il principe del Bahrain le ha finite tutte e due. E dentro Peyo Bilbao. La Liegi nel videogioco non è tanto dura, quindi attenzione perché potrebbe esserci la tripletta di Van Aert. Vediamo, perché qua giochiamo sia per Evenepoel che per Van Aert. Perché forse l'obiettivo vero è fare una corsa dura per far fuori Van der Poel, che magari sulle salite un po' più lunghe è più debole di Van Aert. Facciamo fuori Van der Poel e poi in una volata ristretta con Van Aert la vinciamo facile rispetto agli altri, ai Roglic. Favoriti Roglic, Pogačar e Van der Poel, non Van Aert. Davvero una situazione particolare. Qui ci vediamo più nel finale perché solitamente la Liegi è spesso una corsa molto più controllata, molto più bloccata.
Ok, come preventivato è uscita fuori una corsa chiusa a 25 km dalla conclusione, gruppo composto da una cinquantina di corridori, si muove Yates, Simon Yates insieme a Higuita, davanti la fuga di giornata sta per essere ripresa, noi stiamo facendo lavorare Trentin e Laporte, ma lavora anche la UAE con McNulty, evidentemente stanno lavorando per Pogacar. Io direi a Laporte di perseverare senza limiti, diamo il giro blu anche ad Alaphilippe, anche a Bilbao, anche a Benoit. Siamo qui davanti un po' con tutta la nostra squadra, quindi possiamo fare davvero tanti piazzamenti in top 15, anche se il gruppo è composto da 57 corridori, anche la Jumbo-Visma qui davanti, Van Gils ripreso, rimangono in testa Pinot che è andato in fuga e Lampaert, che hanno ancora 30 secondi, però ragazzi, non, secondo me non hanno chance. Non hanno sicuramente chance. C'è un'ultima salita da affrontare. Ci avviciniamo adesso con Pinot e Lampert che hanno ancora comunque 30 secondi di vantaggio, ma è poca roba. Riparte Simon Yates, secondo a lungo del britannico del team Jayco, ma non va da nessuna parte perché secondo me ha scelto il momento sbagliato per attaccare in discesa, una discesa facile, dove vuoi andare. Io proverei a far fare una lunga in contemporanea all'inizio dello strappo a tutti i componenti del nostro team. Vediamo che cosa viene fuori, sono curioso. Ci avviciniamo allo strappo finale, quindi provo a dire ad Evenepoel di attaccare, anche a Benoit, anche a Bilbao, anche alla Filippa, anche alla Porto, tutti all'attacco dello strappo. Che io voglio prendere davanti con Van Aert. Ok, bene, 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 bene. Adesso un attacco di squadra, un attacco totale del team dei ciclisti anonimi. Vediamo se viene messo in atto Coenbouwan a lavorare per la Jumbo-Visma. Ho ordinato di attaccare a tutti, però ancora non l'hanno fatto. Evidentemente sono troppo indietro. Ripreso Pinot e resta solo Lampert davanti. Ok. La Roche du Faucon inizia adesso. Eccoli, 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 eccoli. Eccolo Bilbao, gli vado dietro. Ecco anche la Porte, ecco anche la Filippo, ecco anche Trentin. Tutta la squadra dei ciclisti anonimi all'attacco su questo strappo. Mamma mia, deve essere spettacolare da vedere. Una intera squadra che va all'attacco. Anche Remco Evenepoel, tutti all'attacco. Ok. E guardate Remco che va. Guardate Remco che va. E Roglic anche lui qui a fare buona guardia. Vediamo se allo scollinamento abbiamo fatto un po' di selezione con questa mossa. Però in realtà mi aspettavo qualcosina in più. Ok, Evenepoel va. E quindi gli altri possono perseverare senza limiti. Lasciamo andare Remco. Ok. Però Evenepoel è uno che viene seguito, infatti subito Roglic pronto ad andare lì davanti in questa curva dove lo scorso anno cadde Pogacar nella scorsa stagione più che nello scorso anno. Trovate anche lo shorts, la scorsa stagione qui Tadej si è fatto male, si è ritirato nel videogioco, non nella realtà. Ok, Remco deve prendere il gelo rosso, glielo diamo tutti a tutti i componenti della nostra squadra e deve perseverare senza limiti. Prendiamo il giro blu con Van Aert, c'è tanto marcamento e parte Lutsenko, parte Lutsenko, parte anche Pidcock, parte anche Yates, gli andiamo dietro ovviamente. Ordiniamo ai nostri di seguire gli attacchi. Comunque ancora 30 corridori davanti, alla fine non è venuta fuori una grande selezione. Come sempre la Liegi negli ultimi anni è una corsa abbastanza controllata, dove la differenza la fa proprio il campione, come l'ha fatta Evenepoel nelle ultime due stagioni, però mancava Pogacar e quindi sicuramente è stato facilitato. Non voglio togliere nulla al valore di Remco, però sicuramente l'assenza di Pogacar ha facilitato la sua impresa. 32 corridori rimasti qui davanti, Liegi che verrà decisa in volata, McNulty tira,
Purtroppo Van der Poel dovrebbe essere qui, quindi VDP sarà sicuramente il nostro principale rivale, però noi abbiamo tante carte da poter giocare, tante carte buone alla Philippe. La fortuna di questa è alla Philippe che dovrà attaccare adesso, quindi ordiniamo dalla Philippe di fare un allungo, facciamo muovere i nostri. Intanto Yates riparte di nuovo con Evenepoel che gli va a ruota. No, a questo punto la Philippe può aspettare a fare l'allungo, va? Perché c'è l'attacco di Yates da tappare, da chiudere. Ok, Simon giustamente, non essendo forte in volata, prova ad anticipare vedendo i corridori che ci sono qui dentro, gente come Kurt Nielsen, Turgi, gente veloce, giustamente. Simon Yates prova ad anticipare. Ok, alla Philippe, ora fammi un attacco, Julien. Una delle sparate delle tue. Con Beno che ha ancora il gel rosso da prendere, glielo diamo. Ok, dai Julien. Un attacco dei tuoi. E invece l'attacco lo fa Turgi. Gli van dietro i nostri. Qua mi spingono addirittura verso il marciapiede. Avevo detto ad Alaphilippe di allungare, ma niente da fare. Inizia adesso la discesa. Noi abbiamo ancora il gel rosso dalla nostra, Ora Alaphilippe è lì in testa, ma non viene lasciato andare Julien, credo. Quindi persevera senza limiti, molla. Proverei un attimino ad anticipare io con Van Aert. Vediamo se riusciamo a sorprendere il gruppo. Tanto è un attacco in discesa. Oh mamma mia. Vediamo dietro chi insegue. Insegue Kurt Nielsen, ok. Ma alla fine abbiamo sprecato poco, perché avevamo tutto il gel rosso dalla nostra, quindi non abbiamo sprecato un granché di energie. Ci viene dietro Kurt Nielsen, ok. 2 chilometri, partono alcuni corridori e noi qua dobbiamo assolutamente andare a chiudere su questi corridori qui e prendere tutto il gel rosso. Prendiamo tutto il gel rosso, siamo messi bene davanti, provano ad anticipare questi qui, però sono partiti troppo lunghi secondo me. Ok, i nostri devono disputare la volata, anche se in molti hanno davvero poca barra rossa, però la volata la devono disputare. Partiamo in contropiede con Van Aert e vediamo se riusciamo a fulminare tutto il gruppo. Van Aert va per la tripletta, anzi per il poker, avendo vinto anche la Milano-Sanremo, e ce la fa, stravince anche la Liegi. Wout Van Aert, chissà se abbiamo piazzato qualcuno dei nostri in top 10, speriamo. Comunque vittoria facilissima, proprio l'abbiamo vinta facile. Vinciamo anche la Liegi e Van Aert fa poker, Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Parigi-Roubaix e anche la Liegi. Facile quando hai uno squadrone del genere a supporto. Secondo Van der Poel, con questa squadra VDP sarà costretto a fare tanti secondi posti secondo me nel videogame. Terzo Pogacar, ottimo sesto posto di Laporte, ottimo nono posto di Trentin, tredicesimo Bilbao, anche qui abbiamo fatto tantissimi punti. Classifica Pro Cycling individuale dominata da Wout Van Aert, classifica Pro Cycling a squadre dominata dal team dei ciclisti anonimi. Abbiamo il doppio dei punti della Ineos, che è seconda. Mamma mia che squadrone. Direi che termina qui questo maxi episodio del Pro Team. Adesso ci saranno Breeders' Cup e Giro del Delfinato, ma molto probabilmente con il prossimo episodio ci vedremo direttamente al Tour de France. A me non resta che salutarvi, vi invito come sempre a dire la vostra nei commenti, a lasciare un like, iscrivetevi al canale, un saluto e ci vediamo sempre qui sul canale del Ciclista Anonimo per continuare la serie sul Pro Team, ma anche come sempre per altri contenuti dedicati al mondo del ciclismo. Ciao ragazzi!